Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Siamo tornati in casa Snow ragazzi e sì vi avevo detto che saremmo andati insomma dai fratelli Snow. Però ragazzi è successo qualcosa. Uh, che tra poco, insomma, vi mostrerò, per cui, eh, anche per questo episodio, saremo nella casa Snow principale Come potete vedere, siamo con Anastasia E ragazzi, siamo agli studio. Perché... Oddio, fermi, che ho fatto, fermi tutti Innanzitutto, eh, questo è il casotto, ragazzi Ebbene sì, si mangia per due Io, uh, errore mio, ammetto proprio sinceramente, eccovela qua perché cosa ho fatto? Invece di farli fare fichi fichi, ho cliccato su di avere un figlio e non me ne sono, ovviamente, minimamente resa conto. Perché, proprio al, al solito, sono la festa di turno. Quindi, cosa ho pensato? Vabbè, mm, non avrei voluto che, eh, insomma, procreassero in questo modo. Però, vabbè, eh, va bene lo stesso. Insomma, Anastasia è un po' sopra le righe. Quindi, ce la vedo comunque. Siamo qui con il primo giorno di lavoro e la nostra farà una presentazione allegra. Io ragazzi non ho mai, eh, non sono mai venuta qui agli studios. Quindi, mm, non so minimamente come funziona. Lo scoprirò con voi. Dovremo, ovviamente, portare a termine questi obiettivi. La nostra viene qui come una diva, ragazzi, pronta a conoscere i suoi colleghi, chi lavorerà con lei. La dobbiamo seguire per tutto il posto, qua? Oppure ce la facciamo a presentarci? Salve, eh. Oh, salve, sono l'attrice protagonista. Sa? È una, come una pennellata di colore nella mia vita, questa parte che mi è stata data. Fatti pettinare e truccare. No, guarda, bella, vai a truccare Parrucco perché qua non abbiamo tempo da perdere. Ok, va bene. Tesoro, non sei proprio la protagonista, però vabbè. Allora, fermi tutti perché io non l'ho mai fatto prima, ragazze, Quindi devo un attimo capire. Effetti visivi, che figata. Qui c'è chi mangia. Ah, beh, ovviamente tutto cibo spazzatura per la nostra. Anastasia, qua, mamma mia ragazzi guardate che spettacolo Questo chi è? Comparsa, mamma mia ragazzi divertentissimo Sono sicuro ci divertiremo un casotto perché Ma il trucco dov'è in realtà? Perché magari ce l'ho sotto agli occhi ragazzi, mi sa qui? Non sei tu a dirigere, beh certo ci mancherebbe pure La postazione da trucco io non la vedo perché di sicuro non è qui Di sicuro non è neanche qua, ma dov'è la postazione da trucco? Clicca sulla postazione da pettinatura polifunzionale e seleziona fatti pettinare e truccare. La postazione da pettinatura polifunzionale si può trovare nella sala del trucco sulla destra del palco. Allora deduco che sia qui. Da qualche parte, qui a questo punto. Io so che chi l'ha già fatto dirà. Mamma mia sta festa non ha capito ne ceppa di dove sta. E eh, Effettivamente non l'ho capito. Allora, vediamo un po'. Forse qui, qui, eccolo! Oh! Ah, beh, certo perché. Scusa, ma quale palco? Perché sulla destra che... Ah, per questo palco forse? Vabbè, comunque abbiamo capito. Andiamo qui. Mettiti in costume per lingaggio. No, noi dobbiamo farci truccare d'altro. Quindi forse no, è qua ragazzi. Oh, fatti pettinare e truccare per lingaggio. Ora figurarsi se la nostra non si presenta con chi è questo qua il truccatore. Con... Adi Tia Adi Per gli amici Adi E lei ovviamente verrà qua Farà una presentazione allegra del tipo Sì vabbè tu non capisci niente Una star come me Deve parlare prima di tutto con il truccatore Tesoro no, per secondo me non è proprio così Però vabbè dettagli Pubblica la storia su Instagram Clicca sul tuo telefono e seleziona aggiungi alla storia su Instagram Mamma mia ragazzi Sì, è proprio da lei questo eh, pensi di essere una superstar? Beh, certo che lo sono. Dov'è il truccatore? Veramente sono qui. Qual è il problema? Lei si è truccato male, vero? Perché vedo che è l'esploso qualcosa in faccia. Vabbè. Eh, si, sì, salve. Allora, dovremmo proprio dedicarci al trucco e parrucco. Prevedo molte nuvole con questa. E eh, effettivamente sì. Quindi, forza, vieni qui, tesoro. Fatti pettinare e truccare perché non abbiamo tempo da perdere. No, non devi chiacchierare. Ti devi far pettinare e truccare. Quindi, forza, ti prego, datti una mossa. Ovviamente nessuno ha notato che la nostra, come dire, ha mh, preso qualche chiletto Secondo me dovresti fare uno di quei viaggi dimagranti Che viaggi sono? Non lo so, però va bene, ok? Quindi vieni qui tesoro, fatti sistemare Oh, mi rimetto nelle sue mani, sarà difficile farmi più bella di così, ma va bene Ok tesoro, come no? Oh, guardate ragazzi, la classe Oh, vedete? Eh? Quanta grazia, quanta concentrazione nel tocco ragazzi Lo stile proprio Oh Proprio, mamma mia Clio Makeup ti spiccia a casa, si vede a te Vai, allora dunque Un po' più di lacca così prende fuoco, non lo so che cappero... Tesoro, oh, sei, sì, sei sempre bellissima Ora è il momento dei capelli, cara, non preoccuparti, c'è Penzo me, va bene, vai Sì Ma glielo vogliamo togliere, tipo questo fermaglio, perché vi sta l'acconciato Oh, un altro po' di lacca, così non ti riconosce neanche più tua madre Oh, ecco, do, con sta cosa qua non ti riconosce davvero neanche più tua madre, tesoro Perché obiettivamente, bionda, così eh? Oddio forse così tua madre ti riconosce Perché questa sarebbe Anastasia ragazzi Se avesse ripreso il colore dei capelli Da sua madre Quindi eccovela qua giusto così eh Ogni tanto Allora mettiti in costume per l'ingaggio Vai tesoro indossa il costume Speriamo nessuno noterà Anche lei si è fatta truccare vedo dal No ragazzi questi sono <ride> I cicci che ovviamente Salve io sono l'artista Quindi quale meraviglioso costume Ha in serbo per me il mio agente non mi ha detto niente. Ma sembra ingrassata di qualche chilo rispetto alle misure che ci aveva dato il suo agente. Assa. <ride> sembra, ma in realtà non è così. Ma sto straccetto, pensa lei. Eh, lo so, tesoro. Eh, vabbè, dai. Um... Dia il regista che sia disponibile. Esercita nella, nella recitazione pubblica la storia su Instagram. Ovviamente, ragazzi, immediatamente la nostra aggiunge la storia su Instagram perché la fama. Fatemi fare un selfie, ecco Come mi concio male Pur di essere una stella Va bene tesoro, abbiamo capito Splendida immagine, perfetta Anastasia Quando ha guadagnato 12 follower E ora è tutto 12, ammazza, complimenti Ora, vieni un attimo qua tesoro Fermi tutti perché, ragazzi, all'inizio trovare un po' Il regista dovrebbe essere lui Eh sì, giusto Per l'attrice effetti speciali No, il regista è lui Seiji Yamamoto e beh giusto allora il produttore ragazzi buonanotte anche a me. Produttrice vieni qui tesoro, fai una presentazione allegra ovviamente. Mangia il cibo, eh tra un po', cara mia, sai com'è la gravidanza, chiede nutrimento, a breve dovrai nutrirti insomma. Sono pronta, non sono fantastica, eh? Sappiate che sono disponibile a qualunque ruolo, non solo la piratessa folle, beh, in effetti sì tesoro, effettivamente, cioè non ti si addice molto come... Ricevi appunti dal regista Basta ciarlare Regista, per favore, collabori E dia al regista che sei disponibile a girare Io ovviamente sono più che pronta Quando lei vuole eh? E ovviamente non solo Per queste piccole particine Sai, io sono una grande artista Vabbè tesoro, ma è tipo il continuo dei Pirati dei Caraibi Non che è uno scherzo Quindi vai, su io l'ho detto, né sole né pioggia con queste qua, solo tante nuvole con queste attricette da 4 soldi. Per favore, stai calma, uh, prendo appunti. <ride> sì, vabbè, insomma, abbiamo capito. Uh, interpreta la scena della virata di una nave o interpreta la scena della dimostrazione di un prodotto. Conciata così, direi che la nave è... Era la, la cosa migliore da fare, credo. Ruota il timone rischioso, ruota il timone sicuro. Che dobbiamo fare qua? Seleziona il timone luminoso della nave. Ok, poi vado al timone. Secondo me, ragazzi, lei un po' rischia. Perché vuole mostrare le sue doti di attrice. Vabbè. Ecco, vai, che ti aspettano sul palco, tesoro. Vai, facci sognare. Te temo, veramente, ragazzi, temo questo momento. Vai. Uh, ok, sono pronta. Vai, ciaccuno, si gira. Cosa? Vai, vai così, tesoro. Tutta dritta, ammazza. Complimenti, tesoro. Interpreta la scena di una un'asciugatura. Ecco, cerca di, di tenere a bada le nausee. Perché, mostra il prodotto rischioso. Lei, sì, ragazzi, lei la rischia. Vai così, tesoro. Ti vedo sciolta ormai. Vai. In alto mare i vostri panni fanno schifo? Non vi preoccupate C'è cioè, questo prodotto Il pappagallo Smacchierà qualunque macchia Anche quelle di sangue Perché siete dei pirati no? Mazza tesoro che spot E' eh? un pirata come me lo sa Vabbè tesoro complimenti Mazza cioè, sono veramente rimasta colpita. Interpreta la scena, ok, clicca sul palco e seleziona asciuga Sul segno luminoso del palco, fermi Oh no, deve vomitare, ti prego tesoro, torna presto Perché poi devi asciugare, rischioso, perché asciugare ragazzi può essere rischioso Vai così, vai in bagno cara, e poi torna perché eh, sta casa aspetta a te, dai un po' Anzi, sta scena aspetta a te in questo caso Quindi non hai più avuto bisogno, che bello Approfittane ora che sapete, i costumi, ragazzi, mascherano un po', no? Vai, è un piacere asciugare le pozze sulla mia nave. Tesoro. Sei tipo il mozzo, non è che sei il capitano. Vabbè, oh, hai completato. Bravissima, tesoro. Brava brava. Ora vieni qui. E basta. Cioè, non è che dobbiamo star qui. Uh, Fare. No, con, non condividere con nessuno per carità. Per carità, se nella recitazione, ecco, uh, al regista possiamo dire stop, perché non, non lo dice lui, qua continuano a girare. Fermi, uh, fermi tutti, basta, direi, no? Oh, ok, la signora ha capito. E quindi, ragazzi, Anastasia ha ottenuto il livello argento, è stata promossa da attrice e ospite, nuove edizioni sono ora disponibili. Abbiamo finito, Anastasia ha finito tutte le proprie scene, la troupe sta... Sm Ah, smobilitando. Stavo avevo letto mobilitando, ragazzi. Buonanotte. E il materiale filmato viene inviato al montaggio Ne hanno guadagnato 418. Simone. Fama guadagnata. Ole, vai a caso, rimani nell'otto, hmm. ma è il giorno della nuova abilità. Quindi a questo punto, io direi che lei resta nell'otto perché magari si esercita nella recitazione. Però magari dovresti trovare un collega. Sì, brava, tesoro. Eh, allora, guarda, vorrei ripassare la parte per domani, sai? Allora, guarda, ti aiuto. La parte... Eh, la prossima volta sarai tipo un mostro marino. Ammazza, complimenti, veramente. Queste sì che sono gioie. Vai, lavora sodo tu, Alexander, mi raccomando. E devo dire, ragazzi, è molto, molto carino. Molto divertente anche, produttrice. Lei chi è? Salve, come va? Lei è... Il produttore va bene, ok. No, ma io volevo cercare più che altro un collega tipo operatore telecamera fissa. No, produttore. Mm. Qui abbiamo sempre, vabbè, gli effetti speciali. Mi sa che gli attori non ci sono. Lei era. Mm, no, niente di interessante. Oddio, eccolo, una comparsa. Vieni qua, tesoro. Finisci di esercitarti, però. Perché vedete, sta proprio... Oh brava tesoro, finisci di ripassare la parte perché è fondamentale. Canta, ecco, fai sentire la tua bellissima voce. Mamma mia, ubriaco, non lo so che è. Vai tesoro, facci sentire la tua bellissima voce. Anzi, vieni qui. Ho visto prima qui. Senti, bello, sì, è stato bello. Sì, come no. Chiama da te. Dopodiché esercitati a cantare perché sì, assolutamente sì, vai. Vai, la nostra vuole mettersi in mostra e con la scusa aumentare anche non solo la recitazione, ma anche l'abilità di canto, ragazzi. L'aggiunto diventa 6 di canto, ragazzi, eh. La voce punteggia il karaoke di Anastasia migliorano senza sosta. Guarda come canta. Interpreta una scena. Vabbè, l'abbiamo fatto, però, tesoro, eh. Canta sotto la doccia. Basta, vabbè. Sì, va bene, tesoro, abbiamo capito. Oh. Dobbiamo imparare per una nuova abilità. E qualcosa potrebbe esserti utile, tipo. Tipo, tipo, tipo. Mm. Mamma mia, qualcuno tolga il microfono al regista ragazzi perché qua è tremenda la questione. No, a questo punto guarda, approfittane per... Togliere il microfono, ecco, la mamma l'ama, no, lui sì, però. Vai! Vai tesoro! Oh, il livello 3 di recitazione. Ora Anastasia ha imparato a interpretare le scene romantiche con un altro sim. Sì, oh mio dio. Si può anche fare per le mance in modo da arrotondare lo stipendio. Anastasia può inoltre usare la propria abilità per salvare una conversazione imbarazzante. No ragazzi, troppo bello. Ok, tradizione completata. Basta. Basta, direi che con la recitazione può bastare. Ok. A questo punto ragazzi, io tornerei in casa snow. Perché la nostra. È vero che ne ha di strada da fare, eh. Secondo trimestre fra 14 ore. Però volevo tornare in casa Snow per vedere se qualcuno di loro può imparare una nuova abilità. Magari la nostra. Fermi, che è. Ehi, hey, niente male, Anastasia. Abbiamo sentito dire che la tua interpretazione è stata accettabile. È il più bel complimento mai ricevuto da una delle attrici rappresentate da noi. Ammazza. Sei proprio la tipa che fa per noi. Complimenti, eh, bravi. Ehm, cioè, non lo so, boh, vabbè. Allora, dunque, vediamo un po'. Un secondo. Le audizioni, dopodiché torniamo in casa Snow, ragazzi. Perché vorrei approfittare del giorno della nuova abilità. Per la nostra Tiana, ovviamente. è inizia a lavorare fra circa un'ora. Ok. Vuoto ballo: mm. livello 2 di forma fisica. Beh, oddio, non ce la vedo adesso. Farmaci preclinici: comicità no, fiamme furiose. Comicità, per carità. Le creature della foresta: mm, oddio, ragazzi, non saprei. Forse il vuoto ballo. Magari riesce ad arrivare a livello 2 di forma fisica. Audizione lunedì alle 19. Ingaggio mercoledì. Mmm. Ma sì. Potremmo provare. Perché comunque la forma fisica potrebbe farcela, ragazzi. Rivello di forma fisica. Che livello sei tu? Eh, ma ci sei a livello di forma fisica, ammazza, complimenti, oh. E eh, direi che a questo punto, sì, torniamo in casa Snow, che è qua, nervi logorati, eh, lo so, tesoro, questo è veramente un incompetente, non è capace a far nulla. Eh, direi che torniamo in casa Snow, ragazzi, voglio vedere se Tiana riesce ad acquistare, acquisire una nuova abilità, o comunque a sviluppare più velocemente quella di cucina. Quindi a questo punto, cara, tornatene a casa e ci vediamo in casa Snow. Ok, ragazzi, tornate in casa Snow. Eccola qua, giusto in tempo per uno sbalzo d'umore. Cioè, no, io non ce la posso fare. Smettetela di guardarmi. Tesoro, allora stai calma. Direi che puoi utilizzare. Questo che è? Sto schifo? Ma è ancora buono? È ancora buono, tenetelo qua. Dire... Dicevo, puoi utilizzare il tuo diario. Confessa dei momenti imbarazzanti. Ah, ragazzi, ma non c'è pace in casa, no non c'è pace. Allora, dunque, leggi il libro sui vampirini, no, tesoro. Che te ne fai? Qua cosa c'è? Come ai vecchi tempi per essere vicino alla famiglia? Mi sto guardando la vicinanza della mia famiglia, tesoro, patata, che dolce. Il cibo per animali, no, qua c'è, aiuta aiutatiana con i compiti. Magari potresti venire qui, cara, e no criticare. Incoraggia Tiana a canalizzare l'imbarazzo. Perché no? Ce la vedo. Il nostro qua che stai facendo? Ti stai dando all'alcol? Non è il caso, vero? Brucia denaro 2000, ma, ma sei pazzo. Spegni quel fuoco che non serve a un pero. Ti prego, guarda, eh, non, non combinarmi scherzi. Allora dunque... Sbrigati prima che torna Anastasia, che torni la nostra Anastasia, la nostra star, perché dovrà sicuramente poi... No, lei sta scrivendo, ragazzi, cosa state facendo? Quella volta che ho sbagliato il test di logica mi sono sentita una lama. Va bene tesoro, non fare così. Vieni qua cara. Uh, incoraggiala ti prego. Dai, aumentiamo il controllo emotivo di Tiana, però. Vai così tesoro, se riusciamo a far salire anche il controllo emotivo non sarebbe male. Però, voglio dire, no? Eh, poi l'aiuterei con i compiti. Però intanto aspetta che si riprenda un attimo. Perché la vedo proprio altro che disagio qua. Eh, sta casa, ragazzi, non lo so. Ambiente sgradevole per lo sporco. Non riesco a capire dove, dove si trovi lo sporco. Tu lavora sodo okay, che è già di tuo. Senti, cara, non è che per favore faresti il miracolo e riusciresti un attimino a capire dov'è lo sporco qua. Perché io non riesco a capire dov'è. Allora, spegni per favore. Perché, ragazzi, fa caldo, eh, fa caldo, è soleggiato oggi, quindi. Direi basta così. Ecco qua, qualcuno ha rotto il pero, come al solito. Cara, vieni, ripara. Ti prego. Se non ci fossi tu, sta casa crollerebbe a pezzi. Tu qua cosa stai facendo? Mangia qualcosa, per favore, prendi gli avanzi. Vivere in questa famiglia, in questa casa è una guerra. Ecco perché ho, ho questo. Mi sento così mortificata. Eh, lo so, tesoro, ti capisco. Quindi confessa altri momenti imbarazzanti, dai, che male non ti fa. È perché tua madre ha un attimo da fare. Qua c'è lo schifo più totale. Quindi pulisci tesoro, ovviamente. E ragazzi, come sempre, poveretta, è lei che si fa il mazzo. Io ci tengo a sottolinearlo. Vorrei certe volte andarmene su un'isola deserta e non vivere più qui. Tesoro, ti capisco perché. Veramente no, ti capisco, poi confessa altri momenti imbarazzanti Fino a che non ti passa, perché qua Tre ore, insomma, direi che non è il caso Di essere mortificate Vero tesoro? Uh -huh. Qui sei amichevole con Anastasia Ok, mi fa tanto piacere per te, però In realtà volevo tu salissi di livello In pittura, visto che sei quasi a livello 4 Quindi guarda se vai a dormire Una volta finito, vieni qua E fai un dipinto classico, medio Lascia qua il piatto, non ti preoccupare, tanto c'è purtroppo c'è la nostra Ella. Che ripulisce qua il bagno com'è, ragazzi? Solito schifo. Stranamente sto bagno è decente, vabbè. Eh, dunque, cara, volevo che. Non so perché mi dice tradizione completata. Non hai sviluppato un'abilità in realtà, tesoro? Eh, lo sai. Sei, cons sei consapevole? Vabbè, ok, meglio per noi. Sei ancora mortificata, quindi approfittiamone. Per aumentare in questo modo. Il controllo emotivo che sale veramente, ragazzi, molto rapidamente quando. Diciamo il Sim è in crisi. Diciamo così. Allora, tesoro qua. Veramente, ragazzi, non mi do pace. Cosa c'è di sporco in questa casa? Io non lo so. Però a quanto pare qualcosa c'è perché vengono le crisi mistiche a, a giorni alterni a tutti. Fermi tutti, oro liquido. È un altro giorno dietro il bar quando il socio in affari di Alexander irrompe nella stanza agitando il numero odierno di un giornale scandalistico. Il titolo dichiara crisi in vista, l'icona del... Pop Lola Bell litiga con il rapper Tom Wardy per delle bevande mixate. Secondo l'articolo, Tom avrebbe escluso Lola da un affare stratosferico per una nuova bevanda che sta andando a Ruba. Ora Lola vuole entrare nel commercio di bevande per farla pagare a Tom, e si sta muovendo per acquistare acquisire un prodotto emergente venduto in bottiglia, ok. Alexander potrebbe stringere un accordo per la propria nuova miscela. Nell'industria è però di in includere nei contratti una clausola di non concorrenza che costituirebbe Alexander a uscire dal settore della mixologia ha fame reputazione? No, non voglio che lasci il lavoro da mixologo, ragazzi. Non farti coinvolgere, non ce lo vedo. E non. Tra... Sinceramente, in questa famiglia, a parte Anastasia, non vedo nessuno famoso. Forse musicista famosa. Un domani genoveffa, però, ovviamente, non a livelli di attrice e cose del genere. Quindi, mh, anche no. La nostra dovrà comunicare a sua madre, ovviamente, che è rimasta incinta. <ride> Divertente, vero, ragazzi? Divertente, che è qua. C'è spuglio di margherite Vabbè io ogni tanto Vabbè lasciamo stare Quindi Cara siediti qui Perché tua figlia sta per arrivare Che deve comunicarti qualcosa Ma di molto molto importante Quindi siediti, Perché lei verrà qui E le dirà Mamma guarda <ride> Condivido la grande notizia Proprio che c'è una festa scatenata Vuoi farci un salto? Ma 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 Scusami È incinta sta donna Non va da nessuna parte Per il momento anche perché deve darsi da fare con il lavoro. Vabbè, livello 2 di forma fisica ce l'hai, quindi tutto a posto. Però magari vediamo se riusciamo ad arrivare al livello 3. Ce la facciamo? Dai, su. Com dai, parla con tua madre, spiegale tutto. Caro, tu a che ora torni? Eh, qua ragazzi bisogna lavorare su queste cose, ok? Mamma! <ride> Tesoro, com'è andata il primo giorno? Tutto bene, però senti, ascolta C'è una cosa che devo dirti, sai Sono incinta Sai cosa? Non direi davvero Anastasia, vero? Eh, sì È là Sì Mmm Secondo me, ragazzi, non è tanto per il, oh mio Dio, mia figlia è, avuto un, un, è rimasta incinta fuori dal matrimonio, quanto perché oddio ora nascerà sto bimbo, sporcherà anche lui, sta casa sarà veramente un porcile. E eh, tesoro, è già un porcile, se questo può consolarti, però vabbè. Ora sentirai tuo padre, capito? Altro che discorotto, poi. Come minimo dovrai partire, eh, prendere l'aereo, dovrete partire e andare via. Mangia tante verdure perché secondo me sta ingrassando Mamma ti prego um, Secondo me sei troppo stressata dalle pulizie Capisci? Vedrai che papà mi capirà e la prenderà molto bene Tesoro però dovrei mangiare qualcosa in più Capisci? Magari so che tu vuoi stare lontana dal cibo spazzatura Ma qualcosa in più dovrai mangiare E comunque no conosco tuo padre e sono sicura che dovrai prendere un aereo Mamma ti prego Addirittura E no quanto, per quanto riguarda il cibo spazzatura Assolutamente no Piuttosto scatena una guerra ma io mangio Giosanne, ok, va bene, tesoro. Quindi tu, eh, chiacchiera con Anastasia, vabbè, lo stai facendo in realtà, eh, però vabbè, fai una conversazione personale profonda, ma che vuole sto tizio? Se ne vada? Ma ci manca pure il vatore qua, Andatevene via. Oh, ragazzi, è una tragedia qui, tesoro. Dai, direi che stai andando forte. Stai andando molto forte, quindi vai. Eh, insomma ragazzi, come la prenderà Alexander? Secondo me non la prenderà tanto bene E visto che in questo episodio Volevo chiedervi questo Visto che in questo episodio la nostra non partorirà ovviamente E per ovvi motivi nel prossimo torneremo qui ragazzi Perché non voglio assolutamente perdermi il parto E volevo chiedervi una cosa Sempre pensando alla favola di Cenerentola Proponete un nome femminile e un nome maschile per il bimbo di Anastasia. Quindi pensate ai personaggi presenti in Cenerentola e quindi di conseguenza a un nome femminile e un nome maschile, presi ovviamente sempre dalla favola, eh, che potreste proporre. Perché sono curiosa: sì, il nome che mi piacerà di più lo sceglierò per quando nascerà, ovviamente, il bambino o la bambina. Quindi ragazzi, fatevi avanti. Sono curiosa di sentire, cioè meglio di leggere, cosa mh, proporrete. Tu sei rimasto qua dentro per sempre oppure hai deciso che è finito? Ok. Metti nell'inventario, vendi questo. Poi, prima di crollare, visto che volevi essere amichevole con quella che dovrebbe diventare tua moglie, parla con lei dei sogni. Sai tesoro sogno? una casa tutta per noi un giorno spero non molto lontano scoppierà una guerra con tuo padre sì la mamma ha ragione scoppierà proprio una guerra con papà ok va bene lei è attesa ovviamente deve essere informata quindi cara vieni qui tesoro sai sarei un lama a non chiedere la tua mano cioè la mano a tuo padre Uh, vuoi chiedere la mano a mio padre? Ma non siamo mica nella preistoria. Mamma, ti prego, diglielo anche tu che non c'è bisogno. In realtà, tesoro, credo proprio ci sia bisogno. Va bene, ok. Uh, cara, tu vai in bagno. Sì, brava. Non abbiamo problemi economici. Però io voglio cavarmela da solo, con le mie forze. Uh, ma certo, la vita non è un gioco. Inoltre, sai, um, state per scrivere un nuovo capitolo importante della vostra vita, tesoro. E mh, direi che sì, la benedizione di, di tuo padre non sarebbe certo una cattiva idea Al che lei viene qua ovviamente e dice Ma perché serve la benedizione di papà? Cos'è successo? Eh sì, vabbè abbiamo capito E lei uh, farà una conversazione personale profonda, immaginiamo E poi condividerà la grande notizia ovviamente Tesoro, siediti qui, dai Appena hai finito siediti. Uh, usa una battuta di bordaggio. Dace con qualcuno. Tesoro. Eh, ti piacerebbe, eh? E se siete qua, ragazzi. Per lei c'è lo schifo. Però per gli altri no. Quindi non lo so. È per lei. È lei che è, è per il tratto schifiltosa. A questo punto, ragazzi. È lei che rompe il pelo. Allora dunque, dai, comunica anche a tua sorella. La grande notizia. Condividila con tutti. E poi lui andrà a dormire perché è più sfatto che altro. Ecco, fai fichi fichi con Anastasia. È proprio quello che ci ha messo nei casini, caro. Questa tua richiesta ci ha messo nei casini. Mm, la vedo male per voi. Non sarà facile come dipingere una tela. Eh? Eccolo là, papino. Vedi? Devo dire a papà che sono incinta. Oh mio dio. Allora avevo capito bene. Sì, papà non la prenderà affatto bene. Comunque sono veramente felice per voi. Guarda un po' il caso, neanche a farla apposta, come se avesse okay. potuto ascoltarci dal loro smartphone. È arrivato vostro padre e non penso. Vorrà mangiare dopo che avrà sentito sta cosa. Secondo me inizierà a gridare. Oh, per favore, è un bambino, è una giornata di sole! Caro ti prego, siediti! Sì, si accomodi, penso che. È il caso! È successo qualcosa? No, caro, non te la puoi svignare adesso, siediti! Papà, devo dirti qualcosa di importante. Condividi la grande notizia. Tesoro, puoi dirmi tutto? Eh, hai ricevuto una promozione al lavoro? È questo? Vostro padre morirà? Gli verrà un colone, ve lo dico io? Va bene tesoro, non essere negativa. Papà, tu mi vuoi bene sempre e comunque, è vero? Ma certo tesoro, nonostante tutto, nel senso come sei di carattere. Ecco papà, io sono incinta. Tu sai che cosa? Ecco la reazione, ragazzi. Questa è la faccia di Alexander. E resterà questa, questa, appunto. Non cambierà. Per questo motivo, sai che. Uh, eh, sai quante ne sai. Direi che è il caso che intervieni, perché secondo me, come minimo, è arrivato il momento, magari, di fare una sorta di conversazione profonda. Uh, ecco, anzi, descrivi la nuova idea: Del tipo, non si preoccupi, io ho un'idea in mente, e so che potrà sembrarle. Vede, è, è un sogno per me poter stare con sua figlia. Mm, sì, descrivimi una nuova idea. Cambiare Cambierà musica in questa casa, io me lo sento. Va bene, ok, tesoro. Non essere negativa. Poi propone un piano folle. So che potrà sembrarle un piano folle? Eh no, tesoro, lo è. Ma io ecco, sono motivato, sono innamorato e voglio sposare sua figlia. Bene ok, questo ragazzo, mi piace. Ecco, ok. Ok, il matrimonio per me può andare. Davvero è stato così semplice? Pensavo, non so, avrei dovuto quasi puntarle una pistola alla tempia E <ride> invece, ok, uh, pensavo, non lo so, mi avrebbe buttato addosso tipo formiche rosse per farmi divorare Invece è andato bene Ho trovato un uh, sacero che è un tesoro, vero? Ora non esageriamo Non mi piace la situazione in cui hai messo mia figlia Ok, va bene, sai Potevi fermarti lì, invece hai voluto strafare E ecco te, lo sei, te la sei cercata, detto fra noi Comunque... Cari, direi che ecco, lei proprio seccata perché secondo lei non era il caso di chiedere la mano a Papino come si faceva un tempo. Eh, sua sorella che gongola delle disgrazie, l'altra che ascolta come dire io l'ho detto che voglio scappare da sta casa ma nessuno mi dà retta. E eh, lei che diceva bene, caro però ora non dire queste cose. Sguardo torbo di Ella, vai così tesoro. E con questo sguardo di rimprovero ad Alexander, direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio lui va bene, tesoro, faccio il bravo. Ecco, bravo, fai il bravo. Perché direi che è proprio il caso. Sguardo torvo contro sguardo innamorato. Chi avrà la meglio? Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, nonché playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi, E attivate la campanellina e mi raccomando, fatemi sapere. Proponete, ecco. Sempre basandovi, vi ricordo, sulla favola di Cenerentola Quindi fate una ricerca, andate a vedere tutti i nomi maschili e femminili Presenti all'interno della favola di Cenerentola E proponetemi un nome femminile e un nome maschile Sono veramente curiosa di leggere i vostri nomi, ragazzi Curiosissima Quindi io vi rimando al prossimo episodio Vi chiedo ancora scusa se non sono andata in casa di uno dei fratelli Snow Però per ovvi motivi dovevo restare qua e ci resteremo ancora per un po' Vi abbraccio forte, grazie a tutti come sempre Sul sul Simmers